Abbiamo notato un aumento rispetto al mese scorso, circa 3 volte tanto. Non siamo ai livelli precedenti o dell'ultima ondata di dicembre-gennaio di quest'anno. Le richieste per i tamponi sono leggermente aumentate confronto al mese scorso. Vediamo più gente con sintomi, però non tantissimi. Penso che ci sono tante farmacie qui in zona che offrono questa prestazione e magari si distribuisce meglio. Le persone che testiamo sono persone che hanno dei sintomi da diversi giorni, che non sono andati via normalmente, dunque lì vanno a cercare come mai ci sono questi sintomi. Non lo paragono all'anno scorso perché i motivi che spingevano la gente a fare i test erano molto diversi. Adesso che le persone vengono principalmente perché hanno dei sintomi, abbiamo raggiunto quasi i livelli di febbraio-marzo di quest'anno, del 2022. Per la nostra farmacia, che ovviamente ha una capacità limitata di accogliere la gente e dipende anche molto dalla presenza di altri centri nelle nostre vicinanze che fanno i test. Questo mese ne abbiamo fatti circa 250, forse speculo un 550 tutto il mese, visto che siamo circa metà mese, che corrisponde a quanto facevamo appunto febbraio-marzo. Questo mese abbiamo già fatto largamente il quantitativo del mese di settembre, arriviamo più o meno a dei dati simili a quello della fine dell'ultima ondata, dunque di marzo di quest'anno. Saremo attorno ai 400-500 test al mese. In un mese facciamo magari una decina al giorno, quindi 200 al mese. Sono praticamente tutte persone sintomatiche, poche invece che stanno bene e che hanno bisogno del test per andare magari in una struttura sanitaria o per altri motivi. Sono diminuiti anche molto i test di persone sane per andare in vacanza, visto che quasi più nessuno lo richiede. E le persone positive direi circa la metà adesso, proprio perché uno viene solo se già non sta bene. La situazione è diversa dal fatto che comunque la vaccinazione o l'infezione è già stata contratta da praticamente la totalità della popolazione e dal fatto che non ci sono le restrizioni. Abbiamo delle persone che vengono a farsi testare magari un po' più tardi di quello che si aveva prima. Questo fa sì che comunque viene un campione di persone molto più incline a avere una malattia e una positività al Covid. Dunque i tassi di positività sono largamente superiori al 50%, almeno quello che riscontriamo in queste ultime settimane. Abbiamo tanti positivi, sì, però non mi sembra grave perché la maggioranza dei nostri pazienti che arrivano vengono tutti tranquillamente a fare il test sulle loro gambe, a piedi, in macchina, si possono muovere senza grandi problemi di salute. Non voglio neanche essere certa al 100% perché magari le persone che invece non stanno bene si sono rivolte altrove. Può darsi che ci sono persone che comunque vengono colpite in modo più grave. Per quanto riguarda quel che vediamo noi, no, sono sintomi blandi, quindi da quel che io vedo non mi sembra preoccupante. Con i vaccini invece siamo nuovi, abbiamo cominciato la settimana scorsa con la campagna che è iniziata il 12 ottobre. Facciamo i vaccini al martedì e al venerdì e quelle due giornate per il momento sono sempre completamente richieste, quindi c'è anche richiesta in questo senso. La campagna vaccinale che è disponibile nelle farmacie la settimana scorsa per il secondo booster ha avuto una buona risposta dalla popolazione, c'è molta gente che è interessata a farlo, c'è molta gente che è interessata a farlo nelle farmacie, dunque questo ci fa piacere. Offriamo anche la vaccinazione contro il Covid, il booster, c'è non tantissima richiesta. Ne abbiamo fatto forse una decina da lunedì quando è iniziata la vaccinazione. Anche qui penso che sono tante farmacie in zona che vaccinano e si distribuisce bene sulle diverse farmacie. Trovo anche bello che adesso la gente non si sente più obbligata. La persona che viene, l'anziano che viene, è una sua scelta e lo sente come un beneficio per lui. Chiamano, entrano in farmacie perché abbiamo fuori anche cartello e chiedono chi può venire. Spesso sono anche anziani che sopra i 65 comunque che si vaccinano. I giovani vediamo piuttosto gente che ha bisogno per un viaggio magari del vaccino.